Ragazzi, buongiorno a tutti. Questo è un momento importantissimo per la città di Vigevano, è un momento importantissimo anche per noi come scuola. È un aspetto, si applica, si attua un momento veramente significativo per i meccanismi delle telecomunicazioni. È un avvenimento forse che si fa oggi e non so quanto si riuscirà a ripetere, ecco, in futuro, quindi è veramente un momento unico, importantissimo. Ricordiamoci che forse per voi ragazzi no, sono cose quasi normali queste, vedere tutto questo sistema avviarlo e attuarlo, ma per quelli della mia generazione è una cosa che stravolge completamente tutto fisicamente e anche psicologicamente. Quindi ricordiamoci davvero questi momenti e speriamo che tutto quello che è stato predisposto funzioni alla perfezione, perché dobbiamo ricordarcelo e tenerlo presente. I ringraziamenti non li faccio, li farà poi la professoressa direttamente dopo, alla fine, però vedo che il lavoro che è stato predisposto è veramente significativo e corposo, quindi dico solo un grazie adesso e poi lascio alla professoressa il resto. Va bene? Grazie, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, noi ci conosciamo, l'anno scorso per 10 giorni siamo stati in istituto, sono qua in rappresentanza, sono qua in rappresentanza con i miei amici e colleghi radioamatori della sezione di Vigevano. E sono qua in rappresentanza appunto per ricordarvi un po' il lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo fatto tante cose, abbiamo costruito dei circuiti, abbiamo fatto dei trasmettitori, abbiamo ripercorso la storia della radio per arrivare al padre della radio, mandatelo avanti voi, insomma. Con il padre della radio, Marconi, che noi consideriamo il primo radioamatore. Se ben vi ricordate, l'ultima immagine nostra è stata l'immagine della stazione spaziale, con una promessa di ritrovarci qua. Ebbene, oggi è arrivato questo momento. Lo spazio, volevo proprio sintetizzare un attimo lo spazio dei radioamatori, una cosa che nei 10 giorni volutamente non abbiamo proprio toccato, non abbiamo toccato in modo profondo. Oggi facciamo una sintesi. Ecco, diciamo che lo spazio dei radioamatori sono un sodalizio che parte proprio dai primordi dell'esplorazione spaziale. Se noi pensiamo che il primo satellite, l'era spaziale, comincia con il lancio del primo satellite, lo Sputnik. Adesso Giampiero farà sentire il suono dello Sputnik com'era, ecco il segnale. Questo è il segnale di un radioamatore che riceveva lo Sputnik. Ecco. Pensate, lo Sputnik è stato costruito, è stato lanciato nel 1957. 4 anni dopo i radioamatori lanciavano il loro primo satellite, Oscar 1, e questo è il satellite. Lì vediamo un radioamatore con il satellite sotto il braccio, un satellite di 4,5 kg, con 140 mW in via HF. Riuscirono a sentirlo nel 1961 570 radioamatori. Dopo 3 settimane si disintegrò al rientro nell'atmosfera. Quindi il connubio radioamatori e spazio è un connubio molto stretto.
Anche la nostra associazione, l'ARI, poco più di 20 anni fa, ha inviato nello spazio un nostro satellite, e che si chiama ItemSat. Il suono dell'ItemSat è questo qua, che è un suono di un digitale, ecco. Fa niente. Questo è un suono. Bene, da Oscar 1, ItemSat, di satelliti un po' tutte le nazioni, naturalmente volevo dirvi, questi satelliti sono interamente costruiti da radioamatori, ecco, sono costruiti da noi. Ecco. Prima erano tutti satelliti che mandavano segnali in telemetria, eccetera, poi abbiamo proprio fatto dei satelliti per telecomunicazioni. Adesso possiamo ascoltare un collegamento, un brevissimo collegamento via satellite tra due radioamatori. Questo è un collegamento molto breve, in pratica i due radioamatori si scambiano solo dei controlli di ricezione. Ecco, per una curiosità, vi dico una curiosità, i radioamatori sono stati anche utili alla NASA. Vi racconto questo fatto: nel 2010 addirittura la NASA ha chiesto aiuto ai radioamatori, che sono riusciti a captare i segnali di una navetta che la NASA stessa aveva messo in orbita, ma aveva perso poi i contatti. I radioamatori, allertati appunto dalla NASA, sono riusciti loro a mettersi in contatto con questo satellite. Oggi alcuni di voi, a nome dell'Istituto, parleranno con un astronauta radioamatore. Veramente, in questo caso, parafrasando un libro, è veramente un radioamatore extraterrestre, è veramente un radioamatore extraterrestre, e devo dirvi che non sono molte le scuole nel mondo che hanno potuto fare quello che oggi fate voi, e avete una grande opportunità. Termino ringraziando gli amici radioamatori della sezione ARI di Erba, Carlo e Giampiero, ai quali vorrei fare veramente un applauso, se potete. Io ho il microfono. Alzatevi. Che coordineranno, hanno coordinato, hanno assistito, insomma, se non c'erano loro, sono indispensabili. E un ringraziamento va a tutto l'Istituto Caramuel, a tutti i professori, al preside, e particolarmente per noi, che siamo stati molto a contatto con Silvia, la professoressa Silvia Casalena e il professor Barbieri, che sono stati, io farò un applausone anche a loro, insomma. Ma soprattutto a voi studenti, che vi porteremo sempre nei nostri ricordi, in quei giorni che noi siamo stati al Caramuel. Devo dire che siete stati dei ragazzi davvero eccezionali. Mai ho visto, siamo andati in diverse scuole, ma mai ho visto dei ragazzi così motivati, così in gamba, e devo dire la verità che ha reso orgogliosi tutti noi radioamatori di essere stati con voi. Quindi fatevi un altro applauso per voi, e speriamo di poter lavorare ancora. La parola a Davide.
Ciao a tutti, io vi romperò le scatole per una ventina di minuti, meno dai, però volevo introdurre la parte astronautica di oggi, quindi innanzitutto dove si trova il nostro astronauta Kiyoshi Wakata sulla stazione spaziale. Che cos'è la stazione spaziale? È il più grande avamposto che l'uomo abbia mai costruito nello spazio. È nata da una collaborazione delle agenzie spaziali, innanzitutto NASA e Roscosmos per la parte russa, e poi tutte le altre agenzie europea, canadese, giapponese si sono associate per costruire questo grandissimo avamposto nello spazio. Alcuni dati molto importanti: la stazione spaziale è in orbita da 5.566 giorni da oggi, dal 20 novembre del 1998, ed è abitata solo da 4.800 e qualcosa giorni dal novembre del 2000. Proprio perché il primo modulo che è stato spedito per la costruzione della stazione spaziale, che immaginiamoci è grande come un campo da, in questo caso è rappresentato un campo da rugby, però più o meno grande come un campo da calcio, occupa un'area veramente molto, molto grande. In realtà poi la parte abitativa, quindi dove gli astronauti soggiornano, dormono, mangiano e svolgono i loro esperimenti giornalieri, è in realtà molto più piccola rispetto a tutta lo spazio occupato dalla stazione spaziale. In questa diapositiva vediamo quali sono attualmente i moduli presenti sulla stazione spaziale. In realtà sono tutti quelli arancio, manca ancora un piccolo modulo che sarà mandato entro questi anni dai russi a completare la parte della stazione spaziale. Ed in questa vediamo come tutte le varie agenzie, quindi NASA, Roscosmos, ESA, giapponese, JAXA e canadese, hanno contribuito alla costruzione della stazione spaziale. In realtà salta subito all'occhio la parte netta di colore giallo costruita dagli Stati Uniti, quindi dalla NASA, dove il contributo della NASA è stato veramente importante. Ovviamente anche la Russia nella parte colorata di rosso e l'Italia, se possiamo guardare, con un modulo logistico che ha contribuito e contribuisce tuttora al funzionamento e al mantenimento della stazione spaziale. Il tutto è nato il 20 novembre del 98 con questo modulo Zarya, in realtà lanciato e chiamato Zaira in russo, però completamente quasi finanziato da NASA. Infatti capiterà poche volte di andare a vedere un razzo Proton, come vediamo nell'immagine, con il logo NASA e la bandiera degli Stati Uniti, proprio perché il primo modulo è stato quasi interamente finanziato dagli Stati Uniti. Poi successivi moduli sono stati invece costruiti e comunque anche sviluppati da altri paesi, quindi una collaborazione internazionale, diciamo mondiale, tra le varie agenzie. E il secondo lancio di un secondo modulo è avvenuto a novembre e a dicembre dello stesso anno, dove è stato inviato tramite uno shuttle Unity, proprio sta ad indicare l'unità tra la parte russa e la parte internazionale della stazione spaziale. In questo breve filmato si vede una sequenza di tutti i moduli e di tutti gli spostamenti che poi sono stati fatti o aggiustamenti per poi arrivare alla costruzione definitiva, possiamo chiamarla quasi definitiva, della stazione spaziale internazionale. Ecco, tutta la parte centrale con quei moduli cilindrici è la parte abitativa, dove gli astronauti svolgono le loro operazioni giornaliere, comunque vivono nella stazione spaziale, mentre la parte trasversale, quella fatta da quei tralicci, è solo una struttura che permette il posizionamento dei pannelli solari piuttosto che dissipatori di calore o di altri esperimenti che vengono svolti sulla stazione spaziale. Si svolgono esperimenti di fisica, meccanica, biologia, chimica, anche esperimenti biomedici,
si studia il fatto perché il corpo umano perde così tanto calcio quando si trova in assenza di gravità, vengono studiate delle diete particolari, poi vedremo alcune foto dove gli astronauti, in questo caso anche Kyoshi, è impegnato a attività fisica tutti i giorni di almeno 2 ore, quindi tra correre, sollevare pesi, piuttosto che andare in cyclette. Ecco, qui più o meno arriviamo quasi al completamento della stazione spaziale, con gli ultimi moduli, o comunque anche ho intravisto la cupola che si spostava un posto all'altro, una grande finestra sul mondo viene chiamata, ci sono questi 7 blocchi che guardano la Terra, molto spesso sfruttata dagli astronauti per fare stupende foto alla Terra. Ecco, questa è la Stazione Spaziale Internazionale. L'ultimo modulo è stato lanciato, è un esperimento AMS, è stato lanciato nel maggio del 2011 con la penultima missione dello shuttle, e parliamo anche un po' di shuttle, 5 lanciatori, purtroppo rimasti solo 3 e adesso esposti in 3 musei negli Stati Uniti, 2 persi purtroppo con il loro equipaggio, che sono il Columbia e il Challenger, purtroppo persi in altrettante missioni. Lo shuttle è stato una delle più grandi macchine mai costruite dall'uomo, ha permesso di essere l'unica macchina riutilizzabile, quindi partiva e riatterrava autonomamente a terra, quindi portando esperimenti verso la stazione spaziale o portando in orbita altri satelliti, e poi planando, rientrando a terra, portando a terra esperimenti o comunque altri anche satelliti che poi magari venivano recuperati e riportati a terra. In questo breve video mi piaceva far vedere la partenza di uno shuttle, di una missione col Discovery, proprio perché molti ragazzi, quando l'ho fatta vedere, poi hanno... gli è piaciuto l'audio durante il lancio. Quindi pochi secondi al lancio. Qui comincia a partire la sequenza di lancio, il test degli attuatori dei motori. Adesso tra qualche secondo si accendono le barriere per mettere il rumore, in realtà dei getti d'acqua, prima per abbattere il rumore, poi per assecare anche la struttura. Assordante che si sente nei secondi immediatamente dopo il lancio dello shuttle, proprio dato dalla combustione dei 2 razzi a combustibile solido che spingono, vincono la forza di gravità e spingono lo shuttle in orbita fino poi all'inseguimento della stazione spaziale. I russi hanno un altro modo per andare nello spazio, la Soyuz. Dal 1967 ad oggi è sempre la stessa Soyuz, sempre la stessa capsula, è stata ovviamente aggiornata nella parte di elettronica e quindi di volo, eccetera, però è sempre la stessa capsula e parte sempre con un razzo Soyuz simile a quello che vediamo nell'immagine a fianco.
Con chi è che parliamo oggi? Oggi parliamo con Kiyoshi Wakata dell'Agenzia Spaziale Giapponese, della JAXA. È un ingegnere aeronautico, è nato nel 63, ha fatto alcuni master di elettronica, di meccanica applicata, e poi, quando era già stato scelto come astronauta, ha preso anche un master in ingegneria aerospaziale. Ha volato già altre volte sia sullo shuttle sia sulla stazione spaziale, però questa è la prima missione di lunga durata, la prima volta che rimane 6 mesi nello spazio. Il primo lancio STS-72 con l'Endeavour nel 96, una missione durata 8 giorni e serviva per andare a recuperare un satellite giapponese lanciato mesi prima dal Giappone e poi recuperato con lo shuttle e riportato a terra per studiare il materiale, come si erano comportati all'esposizione nello spazio, quindi al vuoto, alle temperature estreme. Ha volato poi anche con STS-92 col Discovery nel 2000, in questo caso per portare un pezzo molto importante sulla stazione spaziale. Ha portato un modulo che serviva per attraccare lo shuttle alla stazione spaziale. Ce ne erano già presenti un paio sulla stazione, però era stato costruito anche un terzo per permettere allo shuttle di attraccare in diversi punti della stazione spaziale. Qui lo vediamo fluttuare e volare in assenza di peso all'interno della parte russa della stazione spaziale. E poi ha volato con una delle sue ultime missioni shuttle, il 119, per stare alcuni giorni ancora sulla stazione spaziale, e poi ha fatto parte della prima expedition, la 19, che è stata l'ultima expedition, vengono chiamate expedition quelle, i gruppi di astronauti che vengono mandati sulla stazione spaziale, è stata l'ultima ad essere composta solo ed esclusivamente da 3 persone. Dall'Expedition 20 in poi l'equipaggio della stazione spaziale è sempre formato da almeno 6 persone, 3 persone solamente per qualche settimana e poi comunque un equipaggio da sempre 6 persone. L'ultima expedition, che è quella attualmente in corso, è l'Expedition 38, che è partito alcuni mesi fa dal Kazakistan, sempre con una Soyuz, con altri suoi 2 compagni di viaggio, un americano e un russo, ed è stata l'occasione per portare sulla stazione spaziale la fiaccola olimpica. La fiaccola olimpica che avete visto poi settimana scorsa durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, che è quella che poi ha fisicamente acceso il braciere nello stadio. Ecco, è stata portata su dalla Soyuz, probabilmente l'oggetto più grande mai trasportato in una Soyuz. Qui lo vediamo il russo con la fiaccola olimpica proprio alcuni minuti prima di entrare nella Soyuz. Anche la Soyuz era stata addobbata con i colori caratteristici delle Olimpiadi di Sochi, quindi lo vediamo alcune bande azzurre riportate nell'immagine. Un'occasione un po' particolare, prima perché arrivava la fiaccola olimpica, poi ha fatto la passeggiata spaziale anche la fiaccola olimpica all'esterno della stazione spaziale, ed è stata poi un'altra occasione anche perché dopo la fine delle missioni shuttle, che sono andate in pensione nel 2011, era l'unica occasione dove sulla stazione spaziale si trovavano 9 membri sulla stazione spaziale contemporaneamente di 3 expedition diverse. Possiamo notare anche in alto a sinistra il nostro italiano Luca Parmitano, che è rimasto a destra. Il nostro Luca Parmitano, che ha passato anche lui 6 mesi sulla stazione spaziale. Noi parleremo con Kiyoshi, quindi questo giapponese che ha fatto comunque un'ottima carriera in ambito astronautico. Non è capitato tanto spesso di volare in così tante missioni e fare sempre lo specialista ingegneristico in tutte queste missioni. Qui lo vediamo nel modulo giapponese Kibo, è impegnato a
installare alcuni esperimenti che poi vengono portati all'esterno della stazione spaziale per la diretta esposizione allo spazio, ai raggi cosmici, alla diretta esposizione del Sole. Come vi dicevo, l'attività fisica viene svolta sulla stazione spaziale correndo su un tapis roulant, ovviamente sono legati, proprio perché sennò fluttuerebbero e salterebbero e picchierebbero anche le craniate sulla parte superiore della struttura, quindi sono legati con degli elastici che imprimono una forza verso il tappeto, quindi simulano il fatto di trovarsi in realtà ed effettivamente sulla Terra. Si fanno anche sollevamenti pesi sulle panche, quindi proprio con degli elastici, delle strutture che esercitano il muscolo, comunque fanno compiere sforzi ai muscoli, perché da un giorno con l'altro viene proprio raccontato che innanzitutto il corpo umano, non avendo più bisogno di calcio, disintegra pian piano le ossa. Difatti vengono studiate diete per incrementare o comunque diminuire questa perdita eccessiva di calcio. Addirittura si perde il 60-70% in più di calcio nello spazio di una persona che a terra è ammalata di osteoporosi, quindi tantissimo rispetto a una persona, e quindi vengono studiate anche delle medicine per contrastare questa perdita di calcio, che poi attualmente vengono sfruttate anche a terra, appunto per non perdere il calcio. Qui lo vediamo Chioschi nella cupola, questa gigantesca finestra appunto aperta sul mondo, viene utilizzata per due operazioni molto fondamentali. Il primo è l'attracco di alcune capsule non automatiche, e quindi da questa finestra gli astronauti hanno la possibilità di vedere direttamente la capsula e di comandare tramite i monitor e i joystick che hanno installato nella cupola il braccio robotico, quindi andare a recuperare la sonda o il modulo e attraccarlo alla stazione spaziale. Oppure poi lo usano molto spesso di svago. Parmitano ogni tanto ne parlava nel suo blog, dove diceva che lui la sera, prima di andare a dormire, anche se era stata una giornata faticosa, andava a rilassarsi nella cupola, proprio perché dalla cupola si osservava la Terra, pensando che la stazione spaziale compie un'orbita intorno alla Terra in circa 92 minuti, vedeva in un giorno, diciamo, un totale di 16 albe e 16 tramonti, quindi chissà che immagini stupende vedeva. Queste sono poi alcune foto che Chioschi ha scattato. Questa è proprio recente, di alcuni giorni fa, dove ha fotografato la Luna e l'azzurro dell'atmosfera terrestre. Oppure questa, sempre alcuni giorni fa, è stata scattata dall'Expedition 38, se non mi sbaglio, dall'American Hopkins, dove riprende l'Italia, stranamente priva di nuvole, l'Italia completamente illuminata, almeno il nord Italia, e possiamo notare anche Vigevano, questo, eccolo qua, vabbè, Abbiategrasso, Magenta, gli amici di Lecco qua in alto, Vigevano è questa qua, sì, eccola qua, questa qui è Vigevano. Vigevano, Gamberò, Parona, Mortara, diciamo le zone limitrofe. Questa qui è la città di Novara. Si vede anche la raffineria di San Nazaro, che è illuminata a giorno. Solo un pensiero, tanto per concludere. Paolo Nespoli, quando era stato qui l'anno scorso, aveva fatto vedere un'immagine simile scattata da lui, dove faceva notare che cosa? Guardiamo quanta illuminazione viene sprecata, quindi energia che viene sprecata nell'illuminazione. Tutta la luce che viene rivolta verso lo spazio è ovviamente tutta luce sprecata. Noi però non abbiamo centrali nucleari, non abbiamo giacimenti di petrolio, siamo un paese dove la corrente elettrica la comprerà la Francia, che è la centrale nucleare, o dalla Svizzera. Guardiamo in alto la Svizzera com'è, è completamente buia.
o l'Austria o dall'altra parte, quasi buia. Ma perché? Non è perché non hanno illuminazione, perché viene sfruttata in modo diverso. Volevo ringraziare, facendo, quindi introducendo adesso il contatto radio che avverrà tra mezz'oretta circa e tra qualche minuto il centralino della NASA ci chiamerà. Volevo ringraziare tutti voi, i professori, gli alunni, la sezione ARI di Vigevano e l'ARI di Erba per aver permesso, quindi ringrazio tutti da parte dei ragazzi, per aver permesso a questi 20 ragazzi di porre o di dare comunque uno sguardo al futuro e dare a questi ragazzi la possibilità di porre queste domande a un astronauta in orbita, perché poi la cosa particolare è proprio quella, fare la domanda a un astronauta in orbita sulla stazione spaziale. Grazie a tutti. Allora, aspettiamo che ci chiamino, prepariamo tutto. Me lo metti poi a schermo intero? Allora, intanto che aspettiamo, visto che abbiamo avanzato qualche minuto. Beh, intanto, perché dobbiamo aspettare? Perché la Stazione Spaziale Internazionale in questo momento si trova là. Guardate, quel simbolettino rosso con al fianco scritto ISS è la posizione in tempo reale, in questo momento, della stazione. Sta quindi passando sopra l'Africa, diciamo sopra il mezzogiorno, perché il sole che vedete giallo indica la posizione del mezzogiorno, quindi in quel momento lì è mezzogiorno e sta mostrando esattamente l'orbita che la stazione seguirà nei prossimi minuti. Quindi vedrete, andrà a risalire attraverso poi tutta l'Asia, la Russia e poi discenderà di nuovo nell'Oceano Indiano. Le Hawaii sono nella parte sinistra dello schermo, ovviamente questo è un mappamondo appiattito, quindi la stazione una volta in fondo a destra rientra da sinistra. Le Hawaii sono esattamente là, dove vedete quella sigla, dove adesso Davide ci ha posizionato il cursore. Solo nel momento in cui la stazione arriverà su quel punto, ovviamente avremo la copertura radio verso la stazione delle Hawaii per poter instaurare il contatto. Vedete che la stazione è circondata da una linea verde, quella si chiama il footprint, cioè l'orma, l'impronta radio di copertura della stazione, perché in realtà non è il momento esatto in cui avete proprio sulla verticale sopra di voi la stazione, l'istante in cui la riuscite a contattare, ma la stazione farà come fa il sole, per esempio, come fanno tutti gli astri che osservate in cielo, sarà all'orizzonte. Quindi se voi foste alle Hawaii, e magari vi invito a farlo anche qua da noi, è possibile farlo, ci sono dei siti che vi permettono di visualizzare una previsione della posizione della Stazione Spaziale Internazionale in tempo reale per la vostra località, e quindi vi dirà nel momento in cui è possibile vederla, nei prossimi giorni, ma forse anche in questi giorni alla sera è possibile osservarla. E ovviamente la osservate di sera perché è illuminata dalla luce del sole e i pannelli solari di cui è dotata la riflettono e la rendono molto luminosa, l'oggetto più luminoso in un cielo buio che non sia un aereo ovviamente locale, anzi direi che in realtà è anche più brillante di un aereo. Se qualcuno di voi è un po' appassionato di astronomia, è anche più brillante di Venere, che è uno dei pianeti più brillanti che potete vedere. Ovviamente sarà un puntino luminoso, non come un aereo che lampeggia, ma una luce fissa, molto intensa, in veloce movimento sopra di voi. Quindi cosa farà? Sorgerà dall'orizzonte, quindi loro dalle Hawaii, idealmente a un certo punto la vedranno risalire dal mare, dall'oceano, con l'antenna la seguiranno, perché deve essere puntata continuamente nel passaggio, come se voi seguiste con un fucile l'uccellino che volete colpire quando andate a caccia, e poi andranno a vederla tramontare dall'altra parte nel momento in cui nell'orbita si allontana. Tutto questo in quanto tempo? Meno di 10 minuti, l'abbiamo detto prima, la stazione, Davide vi ha fatto un accenno, viaggia in un'orbita completa attorno alla Terra a 28.000 km orari, quindi in un'ora e mezza completa il giro
di tutta la Terra, e quindi immaginatevi quanto rapida vi passi sopra la testa, diciamo 7 km al secondo più o meno, se provate a pensarci cosa vuol dire. Adesso io non so, il paese più vicino a 7 km, non ho idea qual è, però voi fate uno schiocco delle dita, un secondo avete fatto 7 km, questa è la velocità con cui la Terra gli passa sotto, oppure se li guardiamo con cui ci volano sopra le nostre teste. Vedete che quindi passano continuamente dalla notte al giorno, quindi attraversano di continuo, lo fanno per 16 volte durante la giornata, passano dalla parte di terra illuminata dal sole, quindi giorno, alla parte in ombra. Le Hawaii ovviamente sono in questo momento in ombra, il nostro amico hawaiano che ci permetterà il collegamento si sveglia la notte per poter fare questa cosa. E una delle cose più affascinanti che gli astronauti descrivono è proprio l'istante di passaggio fra la luce e l'ombra. Si vede perfettamente, come in questa immagine che non è reale ma è una ricostruzione, la linea di separazione fra la luce e l'ombra. Per noi che siamo sulla Terra è difficile viverlo, lo vediamo osservando il sole, ma per loro che sono lì e vedono da un punto di vista privilegiato, vedono perfettamente la separazione tra la parte illuminata e la parte in ombra, e vedranno per 16 volte al giorno il sole tramontare, il sole sorgere, perché quando vanno dalla parte buia alla parte illuminata si vedranno sorgere da dietro la Terra il sole, e viceversa quando abbandonano la parte illuminata e vanno al buio vedranno il sole tramontare. Ovviamente un'esperienza incredibile. Intanto che attendiamo che ci telefonino, vi voglio solo fare anche qualche accenno a come tutto questo a cui state per assistere oggi può succedere. Vi abbiamo fatto prima un accenno, io sono qua oggi a rappresentare l'associazione che nel mondo permette questo tipo di collegamenti, si chiama ARIS, è un'associazione che sta per Amateur Radio on International Space Station. Cosa vuol dire? Un progetto a livello mondiale alla quale hanno aderito le agenzie spaziali che hanno contribuito alla costruzione della stazione, quindi la NASA per l'America, l'ESA per l'Europa, la JAXA per il Giappone, Roscosmos per la Russia e il Canada, tutte le agenzie che in qualche modo hanno pagato e emettono continuamente contributi economici alla costruzione della stazione, per finanziare anche questo progetto, che è un progetto in realtà non diciamo promosso dalle agenzie, ma appoggiato dalle agenzie e tenuto in piedi da volontari come noi. L'associazione ARIS ha referenti ovviamente in tutto il mondo, e in Italia in particolare vengono rappresentati per esempio dall'Associazione Radioamatori Italiani, da AMSAT Italia, che è una delle associazioni di radioamatori italiani che si occupano più nello specifico delle attività via satellite, e che si preoccupano di raccogliere e coordinare istituti come il vostro che vogliono avere l'opportunità di un contatto radio con un astronauta a bordo della stazione, e si interfacciano con la NASA, con le agenzie, per organizzare il momento esatto del contatto. Considerate che noi, nel momento in cui parleremo con l'astronauta, andremo a occupare 10 minuti della sua attività quotidiana, quindi per 10 minuti l'astronauta interromperà di fare quello che sta facendo, che in realtà il sabato sono le pulizie, passano l'aspirapolvere, che magari può sembrare una cosa stupida, ma sono obbligati a farlo perché tutto quello che galleggia nella stazione a volte se lo perdono e si infila nei punti più impensabili, polvere compresa. Quindi interromperà di fare attività fisica, un po' di riposo, le pulizie a seconda dell'ora, e si dedicherà a noi. Ma questa cosa succede a volte anche durante la settimana, quindi magari stanno conducendo un esperimento, nella loro attività quotidiana, nel diario di attività quotidiana che ricevono, gli viene comunicato che dovranno mettersi alla radio per i prossimi 10 minuti. Quindi vi dicevo che vengono coordinati questi contatti a livello mondiale. Tenete conto che è un progetto partito in realtà ancora prima della costruzione della stazione. Nei primi anni 80 già si sono tentati questi esperimenti con le missioni shuttle. Sì, prendi un secondo tempo, arrivo. E poi la cosa è ricominciata e continuata anche dall'inizio delle attività della Stazione Spaziale Internazionale. Tenete conto che in 10 anni all'incirca, un po' più di 10 anni di vita della Stazione Spaziale Internazionale, 800 scuole circa nel mondo hanno avuto questa opportunità, che se ci pensate sono poche, perché fate conto qua quanti siamo sulla Terra, quante scuole ci sono sulla Terra e quanti studenti ci sono, che solo 800 di tutte, immagino migliaia se non di più, scuole nel mondo abbiano avuto questa opportunità, ovviamente vi deve rendere orgogliosi e diciamo
far capire che state vivendo un momento che secondo me diventerà indimenticabile, sarà per tutti indimenticabile. Ok, avete visto che ci hanno chiamato, quindi siamo in linea. Adesso Davide sta prendendo un attimino tempo, però da questo momento in poi vi devo chiedere il silenzio totale. Adesso metteremo in diffusione la telefonata, cerchiamo di capire il nostro amico di Hawaii, che si chiama Mike, come intende procedere. Probabilmente la prima cosa che ci chiederà sarà di verificare i livelli audio. Quindi faremo di nuovo una simulazione con i 20 ragazzi che porranno le domande, per essere certi che lui dalla sua parte abbia un buon audio, e poi pian pianino ci avviciniamo sempre di più al momento del contatto. Mi raccomando, anche se questa fase non è ancora quella fondamentale del contatto con la stazione, come? Sì, ecco, l'ho già detto prima, però mi raccomando, i telefoni devono stare spenti. Vi chiedo cellulari spenti e silenzio assoluto. Sì, siamo pronti, Davide? Loro sono in linea? Ok, allora metti pure l'audio, se schiacci. Sì? Questo. Hello, Mike? Yes, I'm here. Yeah, good morning, this is Gian Pietro. India Zulu 2 Golf, Oscar Juliet. Okay? Can you hear me? Can you hear me okay? Yes, I can hear you very well. Okay. So, what you want to do, first of all, you want to do some audio check? Yes, what we'd like to do is, we'd like to do an audio check with some of the students. Okay, let me take the first student. Do it during the path. Okay, so let me add the first student here. We have the students ready at the microphone. Yes. And we have them ask the same question that they're going to ask during the pass. Yeah. And then we'll let them know if their audio is okay or louder, so that they're giving us the right levels for the phone patch. Okay, give me a go, and I will tell the students to ask the question. Okay. Okay, can we start? So Mike, as soon as you are ready to start, give me a go. Okay, just stand by a minute. We're going to do an end-to-end audio conference. Okay. Okay, we're going to run an audio end-to-end check here right now. Yeah. You'll hear another operator, H6NM. H6NM, N6GOZ, I'll copy.
1060Z with an audio check. How copy? Roger. There's 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. This is a 6NM. Hey, were you able to copy the audio check? Yes, the audio was very well. So if that will be the yeah, level you during the contact, it will be very good. Yeah, you louder audio from you. Yeah. So can I start with the first question? We need louder audio. Okay. Very soft. Yeah, can we get louder audio from you? Now it's very low. Yes, because I took the phone patch off so I could okay. So I could hear you. Okay. We need louder audio from you. So do you need to increase my level? Yes, we need louder volume. Okay, let me try. Louder. Let me say something. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, I'm barely able to hear that. Okay. I'm going to turn the phone patch audio up, but we need much louder audio from you. Excuse me, this conference coordinator. I have turned up his audio on our side. If he wants to try again. I hear you fine, no problem. Okay. Give it another shot, please. Sorry, from my side? Yes, another audio check, please. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 3, 2, 1. Yes, that's better. Thank you. Okay. Yeah, as loud as possible. Okay, do we want to run the students? Okay. The students? So, let's start. Okay. I am Andrea. How big is the space station and how far is it from the Earth? Over. Okay, much louder, please. Okay, try another one. My name is Mattia. Is it true that there is no gravity on the space station? Over. Okay, much louder again. Hi, my name is Alessandro. How long does it take to complete an orbit around the Earth? Over. That's much better. Thank you. Next student. Okay. My name is Andrea. What technological appliances are you testing on the ISS at the moment? Over. That's good. Thank you. My name is Arianna. How do you supply oxygen and water aboard the ISS? Over. That's very good, Arianna. Thank you. I am Andra. What do you eat in space? Over. That audio is good, thank you. My name is Luis. How can you drink in microgravity? Over. Audio is good, thank you. My name is Marco. How can you sleep in space? Over. Audio is good, thank you. My name is Federico. Where do you put your waste? Over. Audio is good, thank you. My name is Stefano. How does he react to space environment? Over. Audio is very good, thank you. My name is Eduardo. What materials are your space waste made up of? Over. Audio is good, thank you. My name is Matteo. What are the risks of exposure to space radiation? Over. Audio is good, thank you. My name is Marco. When you were a teenager, did you dream about the experience that you are currently living? Over. Yeah, great audio, thank you. My name is Sam. How does the Sun, the Moon, and the Earth look from the space station? Over. Audio is good. Thank you. My name is Ricardo. Which time zone do you follow in space? Over. Audio is good. Thank you. My name
My name is Francesco. What do you do if one of you gets sick? Over. Okay, a little more audio there. My name is Chiara. Do you have to attend a specific course to become an astronaut? Over. Okay, a little more audio level there, please. My name is Cesare. Which territorial jurisdiction are you subject in? Over. Audio is good, thank you. My name is Giacomo. How long do you stay aboard the space station? Over. Audio is great, thank you. My name is Giorgio. How did you train yourself to get used to the absence of weight? Over. Audio is great, thank you. My name is Jacopo. Do you listen to music on the International Space Station? If yes, which kind of music? Over. Audio is good, thank you. So the last one. My name is Andrea. What is your favorite memory of your space adventure? Over. Yeah, audio is good, thank you. Let's also try the teacher that at the end of the contact will say thank you to the astronaut. Okay, yes, before the, when it's getting close to the, when it gets close to the end of the pass, we're going to let you know, and at that point, that'll be the time to say goodbye before they go over the horizon. Okay, so we will wait for your indication. This is the vice principal of the school, Mrs. Caterina De Florentis, speaking. We really thank Mr. Kiyoshi Kawakata for your collaboration and kindness. We shall be waiting for you here in Vigevano to meet you in person. This is an applause for you. Okay. So, do you think that it's enough, or do you need some more? Yes. No, what's going to happen is that we've checked the audio levels now, so once it becomes time to pass, I'm going to turn the audio level up in the radio, and at that point you're going to hear something that sounds just like this. Okay. That's the noise that you'll hear, and then once the ISS comes over our horizon, then you will hear the astronauts speaking to you directly. Yes. So have the students ready to come up immediately. There is not very much time. There's a lot of questions to be asked, and the space station will only be in range for a limited amount of time, so the faster we can get through the questions, the better. Yes, so all the students will be ready in a queue. So it will be very fast from one question to another. Okay. Time-wise, we have 13, just on 13 more minutes before the pass starts. Okay, so what I want to ask you is, since we have many people in the room here, I would like to ask you for a short introduction on who you are, where you are, and what are you doing for us today. Okay. We're talking to you from the Amateur Radio Club station here at Sacred Hearts Academy in Honolulu, Hawaii, which is an all-girls school. Many of the club members here have helped prepare the station for this contact. So this is how we'll handle the conversation. About 30 seconds before the space station is predicted to rise above our horizon, we'll begin calling. I will use the amateur call sign, AH6NM, to contact the International Space Station, which is NA1SS. As soon as we've established the contact, I will say go ahead. So at this point, we'd like to remind the participants to speak clearly, and it's very important that each speaker say over when they are finished. The pass should last about 10 minutes, we've got obstructions that are close to the horizon. So just before we anticipate losing contact, we'll let you know. At this point, your group can say goodbye and thank you. Okay. So from our side, I want to ask you one of the teachers, to do an introduction of the school. So you will know also who we are and where we are in Italy.
My name is Paola Fantoni. I am one of the 5 teachers of English at Caramuel. Thank you for the opportunity. We are very proud to be here today. Here is a brief description of our school. Our Industrial Technical Institute was founded in Vigevano on October the 1st, 1965. In 1976, it started a mechanic course. 2 years later, the institute was named after Juan Caramuel, a Spanish bishop, man of art and science. In the last few years, new courses have been added: electronics and telecommunication, computer science, and chemistry, materials, biotechnology, plus a scientific technological course. The institute has 680 students in 35 classes and 80 teachers. It is housed in a recently built building with wide green spaces. It is considered a modern school since a big attention is paid to the most innovative educational technologies of the present time, which include up-to-date labs. In the last 3 years, our school obtained from the Ministry of Education a special award thanks to the school's commitment in activities carried out in the field of internationality and intercultural exchange, such as the study of foreign languages, English, German, and Chinese, and student exchange programs. Our school is in fact twinned with an Australian state school in New South Wales, Australia. Thank you for your attention. Over. Okay, so I think that we will stay in standby waiting for the contact. How many minutes until maybe 9 minutes? 9 and minutes. 44, 43, 42, 41, 40 seconds. Okay, so let me do the last recommendation. I will do that in Italian for the people here. Okay, that's fine. Okay. Allora, ultime raccomandazioni, ve le ho ripetute alla noia, lo rifaccio nuovamente. Vedete che la stazione adesso ormai sta quasi già per arrivare sull'Oceano Indiano, quindi mancano poco meno di 10 minuti, 9 minuti al momento del contatto. Lui ci ha spiegato, se avete capito quello che ha detto quando ci parlava, che all'incirca 30 secondi prima della previsione di aggancio del segnale comincerà a chiamare la stazione, in maniera tale che si abbia la certezza che da subito, da immediatamente quando la stazione sorgerà dall'orizzonte, già riceva l'astronauta a bordo il nostro segnale, e poi ci darà l'ok a procedere. Nel momento in cui avrà lui un buon segnale, l'astronauta ci darà il rapporto di ascoltarci correttamente. Di nuovo, per voi, l'ha fatto notare a qualcuno di voi, alzate bene la voce, qualcuno ha tenuto la voce un po' bassa, la maggior parte di voi sono stati molto bravi. Per chi ha tenuto la voce bassa, mi raccomando, è il momento di tirarla fuori tutta. Non dimenticatevi la parola over alla fine. Come abbiamo detto, uno pronto con me e uno subito dietro per la domanda successiva. Lo ha ribadito anche lui che il tempo a disposizione sarà poco, quindi non sprechiamolo per alternarci nella sequenza. Ci ha detto che ci darà lui l'ok a interrompere la sequenza delle domande e a fare il saluto finale, quindi per la vostra vicepreside, pronta, nel momento in cui ci darà il comando che dalla sua parte ha, diciamo, le condizioni di ancora solo pochi secondi prima della perdita del segnale, quindi pronta ad andare davanti al microfono. Ok, che altro dire? Potremo seguirlo in tempo reale, quello che succederà alla stazione durante il contatto. Davide, se mi abbassi solo un secondo quella finestrella, là sotto vedete che c'è, prendo il puntatore così, ok, là sotto vedete che c'è indicazione di qual è l'elevazione sull'orizzonte in questo momento della stazione, sia dell'azimuth, quindi della posizione. Se immaginate che il giro completo della Terra sono 360 gradi, quindi sia della posizione rispetto al suolo, sia dell'elevazione. In questo momento, rispetto alle isole Hawaii, rispetto a Honolulu dove si trova Mike, si trovano ancora a meno 19 gradi. Vedete che però questa elevazione, che è negativa, sta continuando a diminuire, si avvicina allo zero, perché si sta pian pianino avvicinando alle isole Hawaii. Dal momento in cui sarà allo zero, diciamo appena sopra lo zero, potenzialmente saremo in copertura radio. Quindi a un certo punto, quando la linea verde di copertura radio toccherà la freccina, il puntino
della stazione di Telebridge significa che saremo visibili, o la stazione sarà visibile per loro, e al contrario, quando poi da questa parte lasceremo con l'impronta radio dell'ISS la stazione delle Hawaii, tornerà ad essere di nuovo negativo l'elevazione, quindi perderemo totalmente la copertura. Quanto alta va la stazione sopra l'orizzonte? Dipende dall'orbita. Quella di oggi arriverà a circa 60 gradi, qualcosa meno di 60 gradi. Quindi voi immaginatevi un sole che sorge, arriva a 60 gradi sopra di voi alla massima altezza e poi ricomincia a discendere fino ad andare a tramontare. Se tenete gli occhi su questo numerino vi farete anche voi un'idea di quello che succederà e vedrete che quando rimancheranno nuovamente pochi gradi dopo essere aumentati fino a 60 e ridiscesi, ci darà il comando di interrompere la sequenza delle domande. Ok. So stand by, Mike. Ok, AOS is in under 6 minutes now. Ok, quindi 6 minuti. Ecco, faccio solo una piccola, come dire, raccomandazione scaramantica che speriamo non debba essere il nostro caso, però chiaramente la premessa di questo progetto è che è un progetto amatoriale, quindi viene condotto da persone che non sono l'agenzia spaziale ma sono appassionati radioamatori come noi, e quindi un margine di fallimento di questo esperimento può sempre accadere. Lo diciamo sempre a scongiuro del fatto che succeda qualcosa, però ecco, non c'è ovviamente nessuna garanzia che tutto vada liscio. È capitato anche in qualche occasione di contatto che poche ore prima o a volte anche pochi minuti prima del contatto venisse comunicato alla scuola che l'astronauta non era più disponibile per un'emergenza a bordo, piuttosto che qualche cosa ovviamente di più prioritario rispetto a questa attività, e quindi gli studenti pronti in aula si sono visti tornare in classe a essere interrogati. Quindi speriamo che non sia il nostro caso, diciamolo, così lo scongiuriamo totalmente. Ok, stiamo in attesa. Okay, in a minute I will have the first student ready with me and waiting for you. Excuse me, this conference coordinator, are you ready for me to begin the recording? Or would you like yes, thank you, thank you. Can you start the recording, please? Today's conference is being recorded. If you have any objections, you may disconnect your lines. Thank you. Okay, thank you.
1 minute to AOS. NA1SS, NA1SS, this is AH6NM in Honolulu calling for scheduled contact. Do you copy? Over. NA1SS, NA1SS, this is AH6NM in Honolulu calling for scheduled contact. Do you copy? Over. NA1SS, NA1SS, this is AH6NM in Honolulu calling for scheduled contact. Do you copy? Over. NA1SS, NA1SS, this is AH6NM in Honolulu calling for scheduled contact. Do you copy? Over. NA1SS, NA1SS, this is AH6NM in Honolulu, calling for scheduled contact. Do you copy? Over. NA1SS, NA1SS, this is AH6NM in Honolulu, calling for scheduled contact. Do you copy? Over. NA1SS, NA1SS, this is AH6NM in Honolulu, calling for scheduled contact. Do you copy? Over. NA1SS, NA1SS, this is AH6NM in Honolulu. Not copying you quite well enough just yet. We'll see how it goes this time around. Back to you. This is AH6NM. Okay, AH6NM, NA1SS, I have you loud and clear. Obviously, you don't hear me well. Over. Okay, we have the students ready on the ground. We're going to go ahead with the first question. Okay, my name is Andrea. Go ahead, first student. How big is the space station and how far is it from the Earth? Over. Next question, please. My name is Mattia. Is it true that there is no gravity on the space station? Over. Yeah, Mattia, by appearance, yes. Earth gravity is pulling down. Over.
next question, please. Hi, my name is Alessandro. How long does it take to complete an orbit around the Earth? Over. Next question, please. My name is Andrea. What technological appliances are you testing on the ISS at the moment? Over. For example, we are using a robotic arm to deploy four satellites into space from the space station. Over. My name is Arianna. How do you supply oxygen and water aboard the ISS? Over. Arianna, good question. Cargo vehicles such as the Russian Progress, European ATV, American Dragon, and Cygnus spacecraft, and also Japanese ATV. And we also cycle water, recycle the water and air. Over. Next question. I am Andra. What do you eat in space? Over. Hi, I'm Lewis. How can you drink in microgravity? Over. Yeah, Lewis, that's a good question. We use just a straw to drink liquid in a packet. Over. My name is Marco. How can you sleep in space? Over. Yeah, Marco, we use a sleeping bag in our crew quarters. It's very comfortable to sleep in a field gravity. My name is Federico. Where do you put your waste? Over. Yeah, Federico, good question. We use the cargo vehicles to discard our waste and trash. When the vehicles go into atmosphere, they burn up. Over. My name is Stefano. How do your muscles react to space environment? Over. Yeah, good question, Stefano. The muscles that are not used very much in zero gravity, such as muscles on lower body, they weaken. So in order to avoid this, we exercise every day for about 2 hours. Over. My name is Eduardo. Which materials are your space suits made up of? Over. Eduardo, our suit for spacewalk is made of a variety of materials, such as aluminum and Kevlar for structural strength, plastic liner for pressure integrity, and fabric to cover the outside for thermal protection. Over. My name is Matteo. What are the risks of exposure to space radiations? Over. Oh, Matteo, good question. On average, we are exposed to about 0.5 to 1 millisievert of radiation every day, which is equivalent to the radiation exposure of about 6 months on the ground. Over. My name is Marco. When you were a teenager, did you ever dream about the experience that you are currently living? Over. My name is Sam. How does the Sun, the Moon, and the Earth look from the space station? Over. My name is Ricardo. Time zone do you follow in space? Over. Ricardo, we use the Greenwich Mean Time on board the space station. Over. My name is Francesco. What do you do if one of you gets sick? Over. Francesco, good question. We go through medical emergency training before flight, and we have medication on board the space station, and we have assistance from the flight surgeons on the ground in case of somebody gets sick. Over. My name is Chiara. Do you have to attend a specific course to become an astronaut? Over. Yeah, Chiara, we have
did a candidate course training for about 1 and 2 years before certifying as an astronaut. Over. My name is Cesare. Which territorial jurisdiction are you subject in? Over. That's a good question. We have international agreement between the International Space Station partners, and this is the base of the jurisdiction document of the ISS operation. Over. My name is Giacomo. How long do you stay aboard the space station? Over. Okay, we're losing the space station now, so it'd be a good time to say goodbye. Our questions are finished. This is the Vice Principal of the school, Mrs. Caterina De Florenti, speaking. We really thank Mr. Koshi Wakata for your collaboration and kindness. We shall be waiting for you here in Vigevano to meet you in person. This is an applause for you. Over. Okay, that's the end of the that is the end of the contact. Okay, so and data. Yes, this concludes the telebridge contact with the ISS. Thank you, Mike. Great job, you guys. You got most of your questions in. Thank you for the collaboration. See, let me say thank you also to you. We heartily thank also Mike, who made this event possible. We are looking forward to hosting you in our town. Goodbye. And goodbye also. And aloha from Hawaii. Okay, so thank you also from my side, Mike. Thanks for the collaboration. This is India Zulu 2 Golf Oscar Juliet. Thank you for the contact and 73. That does conclude today's conference. Parties may disconnect their lines. Okay. Thank you. Thank you. Have a good day. Bye. Fate attacca. Ok. Allora, due parole su come è andata. Beh, chiaramente avete sentito che l'audio non è stato perfettissimo. Abbiamo perso qualche secondo all'inizio di troppo, secondo me, rispetto a quello che poteva succedere, quindi qualche domanda non è stata chiarissima. In realtà vedrete che nella registrazione si sente molto meglio di quello che siamo riusciti a sentire qua in sala, quindi adesso vedremo bene la registrazione, vediamo di pulirla bene, vedrete che anche le domande che in realtà sembra che non abbiamo compreso nulla di quello che ci ha detto, le recupereremo. Tutto sommato, visto il tempo che abbiamo perso, quante risposte ci ha dato? Quanti siete rimasti fuori? Ok. Ok, quindi ne mancavano due, direi che è ottimo. È capitato altre volte di avere un contatto sin dall'inizio e di non aver fatto più di 16 domande, quindi direi che meglio di così probabilmente non potevamo fare. Da parte mia, grazie a tutti, siete stati bravissimi, una delle rare occasioni. Ragazzi, concedetemi 2 minuti per fare i ringraziamenti alle persone.